Amici, Mauro dice una cosa giusta, il pesce basta, e infatti bisogna anche saper smettere quando le giornate sono, diciamo, propizie, e non serve fare quantità, numeri, e non si può dire è andata bene se ne ho presi 40, 50, 60, non serve il numero, serve pescare il giusto, serve pescare quel pesce che si vuole, è lì il gioco. Iniziamo a credere in una pesca di superficie perché c'è la corrente adatta, e quindi un po' di sgombri entrano in pastura, sugarelli si trovano fin dall'inizio, e poi gli ottimi Alessio e Matteo, che in poppa con corrente a favore, innescando grosso, dopo aver preso i loro pesci, diciamo, azzurri, tentano qualcosa di grosso. Escano due belle lampughe, Alessio addirittura a un certo punto incanna un pesce, non si riesce a vedere, si presume un pesce di taglia perché la canna si piega, ma a testate molto lente non si smuove, quindi ci rimane l'amaro in bocca, ha preso in superficie, non si sa se era un tonnetto o una lampuga di taglia, ci sta anche un pesce spadino, ma ci sta anche una leccia, che è quella con più probabilità che ha boccato. Poi ripeto, l'ottimo Mauro cerca sul fondo e cambiando tante tecniche riesce a trovare delle belle oratelle, seguita a ruota da Marcello, anche lui oggi in vena proprio diabolica. Ma attenzione anche l'ottimo Andrea, dopo un attimino di inizio un po' stento con un po' di rodaggio, riesce anche lui a cercare nel finale qualche oratella. Insomma, oggi una giornata particolare per chi si dedicava alla pesca al fondo, c'era qualche sparide, anche io stesso ho preso qualcuna. E poi Danilo, anche lui in pesca dall'inizio alla fine, solo per questa volta con poco pesce azzurro. Diamo di rientro, puliamo il pesce, giusto mantenerlo pulito anche nel rientro perché siamo ancora in un periodo di temperature molto elevate, il pesce in macchina, se non siamo preparati a stivarlo e portarlo indietro, può soffrire, quindi consiglio mio è procuratevi una borsina termica, non venite sprovvisti di questo accessorio indispensabile anche per mangiare il pesce, diciamo, con più gusto, perché non pulito e messo in una borsa e a 40 gradi della macchina, ovvio che si arriva a casa e può far storcere il naso, ma non solo il zuccherello e lo sgombro, anche orate e spigole, tutto il pesce va saputo pescare, ma anche mantenerlo, diciamo, intatto, proprio in borse adeguate, quindi borse termiche, semmai con un po' di ghiaccio, e soprattutto pulito nella via del ritorno.